aspettavo forse più artificioso, più articolato, invece insomma è tutto profondamente italiano. Nel senso dell'improvvisazione? Nel senso di italiano. Simpatica, male. Chiara, hai detto che seguivi il festival fin da bambina, ora ti ritrovi sul palco. C'è una donna a cui ti ispiri? Ma le grandi donne, io sono una grandissima fan di Franca Valeri, Anna Marchesini, Monica Vitti, Raffaella Carrà, Loretta Goggi, insomma donne che comunque sia hanno lavorato molto, spesso hanno lavorato più, hanno fatto 20 per arrivare a 13, mi diceva la Fallaci, essere donna è un'avventura meravigliosa, un'avventura che non finisce mai. Lavorare di più è più faticoso, ma sicuramente ti rende più tonica. Hai detto che la chiamata di Amadeus è stata inaspettata, sì. Come ti è arrivata? È arrivato un messaggino da un numero sconosciuto, quindi ho chiamato il mio agente, gli ho detto ma che mi stai prendendo in giro? Non ha fatto in tempo a rispondermi, è arrivato un vocalone di Amadeus, ciao Chiara, e lì è appunto la secchezza delle fauci, perché mi diceva che andava a fare uno dei suoi famosi annunci, tipo l'Arcangelo Gabriele, al TG, e quindi mi ha detto che mi avrebbe chiamato dopo un'ora, e quindi sono stata a guardare il muro per un'ora, però insomma sempre un po' felicione, perché mi immaginavo fosse qualcosa di bello.